Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video che non facevo da un po' di tempo, e cioè 4 burro cacao a confronto. Era una rubrica che prima facevo un po' più con costanza, poi ho abbandonato in realtà senza un motivo. Mi è stato chiesto poi su Instagram, trovate il link del mio Instagram giù nell'info box, mi era stato chiesto appunto se avessi voglia di fare di nuovo un video del genere, quindi eccomi qua. Ovviamente i vari video che ho fatto nel tempo sono ancora validi, vi lascio il link di quella playlist tra le schede e giù nell'info box se lo ricordo. In questo video voglio parlarvi di 4 burro cacao. Il primo si è rivelato uno degli ottimi burro cacao mai provati. Se la gioca con quello di Alverde alla calendula, vi lascio la foto di quello lì. Quello per me rimane uno dei migliori in assoluto, l'ho consigliato e regalato a tutte le mie amiche. È un prodotto che si trova al DM, adesso il DM ha lo shop online, quindi se non avete un negozio fisico dalle vostre parti potete comunque fare un ordine. È un burro cacao con un ottimo inci, è un ottimo prodotto e costa pochissimo, quindi quello è sempre consigliato. Questo qua devo dire che è molto simile. Si tratta del burro cacao di Anthos, The Real Balm. Questa è la seconda confezione che utilizzo, la prima mi era stata regalata, non mi ricordo da chi, questa l'ho acquistata io, questo è il quantitativo che rimane di questo burro cacao e a me piace moltissimo perché lo trovo molto nutriente, idratante, crea proprio una barriera sulle labbra, mi piace da utilizzare anche di notte, io la mattina mi sveglio che ho ancora le labbra belle morbide, sento ancora che c'è il prodotto e me le trovo nutrite e per niente unte o appiccicose, non è un burro cacao che si sposta nella bocca, ottimo da utilizzare appunto sia di notte che di giorno, ottimo da utilizzare in inverno ma anche in estate e per proteggere le labbra o ripararle e nutrirle se le abbiamo screpolate, veramente buonissimo. L'altro che vi voglio consigliare ma che non ho qua perché ho finito e ho buttato, ve ne ho già parlato in un video dei prodotti finiti, è il burro di cacao di Officina Nature. Ne ho provati due, sono uguali per quanto mi riguarda, cambia la profumazione. Quello che mi è piaciuto molto è quello Toffee Mu che sa di mu, di caramella mu, ed è buonissimo. L'altro non mi era piaciuta per niente la profumazione, ma a livello di nutrimento mi sono piaciuti entrambi, appunto li ho trovati uguali, nutrono bene le labbra, l'ho utilizzato sia di giorno che di notte, mi sono trovata benissimo, va benissimo per le labbra screpolate, non hanno però un'azione così tanto nutriente e riparativa come questo, quindi diciamo che li trovo uno scalino sotto a questi, ma comunque sono ottimi. Se volete provare magari delle profumazioni particolari, quelli ve li consiglio, anche quelli hanno un ottimo inci, mentre questo non ha una profumazione particolare, non ha profumo. Tra l'altro questo è vegan, quelli di Officina Nature sinceramente non ricordo. Altro burro cacao è questo di Floramé, è un lip balm nutriente certificato Cosmos Organic ed EcoCert, è un marchio che a me piace molto, credo che sia un marchio francese, ho provato varie cose di questo marchio, questo mi era stato omaggiato, ho superato la metà, devo dire che non mi fa impazzire, intanto ha un costo perché si aggira intorno al 8-9 euro per 9, no, il pau è di 9 mesi, i grammi dove sono? Per 15 ml. Però devo dire che non ha lo stesso effetto degli altri, non lo trovo per niente nutriente, è idratante ma sinceramente si assorbe diciamo dopo poco e non ho visto miglioramenti nelle labbra, quindi per il prezzo che ha sinceramente non lo consiglio perché non vedo tutta questa azione idratante o nutriente. Se ne va un pochetto in giro, però ecco, lascia un po' il tempo che trova e sinceramente per quello che costa, no.
Ultimo burro cacao è il lip balm banana di Tony Moly. Ha perso l'adesivo, però è questo. Prezzo sulle 10 euro. La confezione, la parte di sotto che è soft touch, dopo un po' si sciupa e si appiccica tutto, e quindi questo non mi piace. È così con l'applicatore, come anche questo. La profumazione, sinceramente, per quanto mi riguarda è quasi inesistente, anche questo non fa assolutamente niente, non idrata, non nutre, non protegge, non fa nulla. Peggio, questo qua di Tony Moly è peggio di questo. Questo magari un pochino idrata, questo non fa niente. Addirittura, se almeno per quanto mi riguarda, quando l'ho utilizzato sulle labbra screpolate, non so per quale motivo mi ha fatto gonfiare tantissimo le labbra mi pizzicavano da morire. Una specie di reazione allergica, però ho notato che me lo fa solamente quando ho le labbra screpolate. Quando non sono screpolate non succede niente, però non fa neanche niente. Quindi questo è assolutamente un bocciato. Cercherò di utilizzarlo un altro po', poi lo cestinerò perché non fa niente, non fa niente. E oltretutto, quando ho dei problemi alle labbra mi crea questa cosa, e quindi assolutamente no. Mentre questo cercherò di finirlo, e lo finirò, magari lo utilizzerò solamente durante il giorno perché poi crea un effetto anche lucidino che è carino. Questo credo lo utilizzerò 3-4 volte, poi lo butterò perché non ne posso più. Questo è un super, 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 super promossissimo. Bene, quindi questi sono i lip balm che vi consiglio o che vi sconsiglio. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa che vi è piaciuto tantissimo, un vostro must have, oppure qualche prodotto che invece assolutamente sconsigliate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!